Buonasera, questa sarà l'ultima favola di questo percorso di quarantena di Io resto a casa, la 64esima, perché l'energia, il sentimento è cambiato, si percepisce, si guarda avanti con speranza, con attesa e quindi questo cambiamento c'è e va rispettato e quindi questo ciclo si considera chiuso. Queste favole mi hanno aiutato e cercarle per voi è stato di aiuto per me e spero che siano state utili anche per voi. Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito su Facebook, sul mio canale di YouTube o su WhatsApp. E la loro vicinanza, anche se virtuale, è stata reale e di questo sono stata molto contenta. La foto che ho messo oggi è un applauso e non ha bisogno di commenti. E la favola che vi leggerò parla di riflessione e anche su questo non serve dire nulla. Le rane nello stagno. Due rane abitavano in uno stagno, ma dopo che il calore estivo lo essiccò, lo abbandonarono per andare alla ricerca di un altro stagno. Capitarono allora presso un pozzo profondo. Quando lo videro, una rana disse all'altra: «Caliamoci insieme, cara, in questo pozzo». L'altra replicò con queste parole: «Se però anche l'acqua che si trova qui venisse meno, come potremmo risalire?» La favola dimostra che non bisogna procedere nelle situazioni senza la dovuta riflessione. Un abbraccio virtuale ma reale a tutti voi. A presto, arrivederci.